Sono qui con il Toro. Mi permetto il momento che adesso indossa la maglia dell'ottava Coppa. Lauti, comunque un campionato che ha promesso di essere emozionante anche fino all'ultimo. Sì, sì, sì. È stato così dalla partita con Empoli che stiamo lottando per ottenere questa Coppa e credo che oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro in 120 minuti e abbiamo portato a casa questa Coppa che ce la meritavamo e la volevamo tanto per i nostri tifosi, per la famiglia e per tutta la squadra e lo staff che lavoriamo insieme tutto l'anno per raggiungere tutti gli obiettivi che ci avevamo di inizio stagione. Ci sono stati anche dei momenti di difficoltà, ma questa squadra, il cuore, il coraggio non manca mai. No, come ti ho detto prima, lavoriamo per questo, per lasciare sempre l'Inter in alto. Oggi l'abbiamo fatto un'altra volta, abbiamo vinto un'altra Coppa e adesso dobbiamo festeggiare oggi e già domani pensare a quello che ci guardano avanti, che sicuramente sarà anche duro queste due partite di campionato che rimangono. Manca lo sprint finale, sappiamo che non passa da qui da Roma, ma comunque importantissima questa vittoria per quello che rimane, no? Le due partite di campionato. Sì, sarà una spinta importante anche di fiducia, di voglia. Dobbiamo adesso preparare bene le partite che mancano, recuperare bene energie e, come ti ho detto, fino ad oggi festeggiare e poi pensare a quello che viene. Domande da studio? Michi, io voglio chiedere subito una cosa velocissima da Toro Martinez. Quanto è felice e se questa felicità compensa anche un po' la rabbia di non aver segnato, però va bene così. Sì, sì, voleva segnare, voleva tanto questo, ma come dico sempre è importante che l'Inter deve vincere, che devo dare una mano alla squadra di qualsiasi punto di vista e niente, sono molto felice per aver vinto un'altra Coppa con questa società, con questa club che è molto importante per me, per tutto quello che significa per la mia famiglia, per tutti noi. Grazie Lauti e complimenti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Matteo, mi posso permettere di raccontare che in aereo vi ho sentiti dire che eravate sicurissimi di vincere questa sera? Sì, non è stato facile, però sai, sappiamo di essere una buona squadra, diciamo, e sapevamo quello che dovevamo fare stasera e l'abbiamo dimostrato fin dai primi minuti, siamo passati in vantaggio, poi però si è ribaltata di nuovo la situazione, ma siamo stati secondo me molto bravi a non perdere la testa, a rimanere lucidi prima del novantesimo a pareggiarla e poi a vincerla. Subito dopo il secondo gol della Juventus, quali sono state le vostre sensazioni? Perché vi abbiamo visto reagire praticamente subito, però c'è stato un momento in cui siete andati un po' in difficoltà. Sì, sono stati due momenti in cui abbiamo preso due gol anche evitabili e ci siamo ritrovati sotto, però nella nostra testa avevamo un solo obiettivo che era quello di vincere la partita e si è visto, perché poi dopo abbiamo fatto di tutto per portare a casa questa Coppa. Ci sarà già un'altra Supercoppa da giocare, ma che cosa vi lascia questo trofeo? Che impulso può dare anche ai prossimi mesi, alle prossime partite? No, adesso sappiamo che ci mancano due partite, che sono per noi due finali. Saranno due partite difficilissime, però quello che dobbiamo fare noi è ben chiaro nella nostra testa, cioè vincerle tutte e due. Poi l'unica cosa che ci rimane è sperare che il Milan faccia un passo falso, perché comunque noi allo scudetto ci crediamo ancora. Domanda da studio? Ciao Matteo, complimenti per la gara, per la conquista di questo trofeo. Ancora una volta è emersa la forza di questo gruppo, la qualità non solo tecnica ma anche umana, morale di questo gruppo che non molla mai, e avete dimostrato, come dicevi te, ancora una volta che avete ormai siete riusciti ad ottenere una certa maturità, una certa esperienza anche nella lettura dei momenti della gara, nei momenti complicati della gara riuscite sempre a venirne fuori con la, come dicevi tu, con la lucidità giusta.
Sì, penso che comunque si sia vista la forza del gruppo questa sera, perché comunque chi è partito dall'inizio, chi è subentrato ha dato un contributo importante per portare a casa questa vittoria e tutto l'anno che lo dimostriamo di essere un gran gruppo, lo testimonia anche il fatto a fine partita che eravamo tutti lì pronti per festeggiare e al fischio d'inizio che comunque incitavamo tutti i nostri compagni, e adesso vediamo, speriamo di concludere nel migliore dei modi questa stagione. Grazie Matteo, buon lavoro. Grazie a voi. Stefan, ciao, che partita su Vlahovic e poi l'emozione che ci hai regalato con quel rigore sul tuo connazionale amico De Ligt, hai fatto tu l'attaccante questa volta. Sicuramente tantissima soddisfazione per questa coppa e per questa vittoria, quindi sono contentissimo. C'è stato un momento in cui siete magari andati un po' in difficoltà, soprattutto quando è arrivato il secondo gol della Juventus? Sì, già il primo tempo abbiamo sofferto tanto, ma siamo riusciti ad andare all'intervallo in vantaggio, poi c'è stata la rimonta subito al secondo tempo dove hanno fatto due gol, è stato un periodo difficile, poi ci siamo ripresi e meno male che siamo riusciti a portarla a casa. Ecco, vi siete detti qualcosa all'intervallo? Sì, sicuramente, anche nonostante il vantaggio, che dovevamo fare meglio, dovevamo mettere più pressione, andare più avanti, cioè, purtroppo siamo usciti male dallo spogliatoio al secondo tempo, ma come dicevo prima ci siamo ripresi alla grande. Grazie. Prego. Sì, saluti in diretta. Ciao a tutti, siamo felicissimi. Complimenti capitano, è sempre un'emozione. 2 su 2, tra l'altro, uno dietro l'altro in questa stagione. Sì, 2 su 2, perché poi la partita è stata, penso, anche molto bella per spettatori, e anche alla fine come si è vinta, penso meritatamente in campo, nel senso che abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto un po' di calo nel secondo tempo quando abbiamo preso quei 2 gol per errori nostri, però per il resto penso che abbiamo noi controllato la partita e meritatamente vinto. Con i tuoi lanci io ti vedo spesso cercare Ivan Perisic. Che sensazione hai avuto quando gli hai visto fare quel secondo gol spettacolare? No, tanto giochiamo già un 4-5 anni insieme, quindi sappiamo, anche questo serve una squadra, sappiamo a chi affidarci quando cose magari non vanno come devono andare. Quindi che non devono andare, quindi quando ha fatto il secondo gol veramente ho sentito emozione dentro di me e sono stato contento per lui e per la squadra. Tanto le voci che avete sentito sono quelle di Alessandro Bastoni, complimenti per la maglia. Vieni qua, Basto è un ragazzo veramente solare, allegro e Solare, che sei bianco di carne. Che mi fa piacere stare con lui, anche davanti, che c'ho davanti a lui, quindi siamo contenti. Basta, dici qualcosa a te. Sì, che staremo insieme per altri 10-15 anni. Infatti, fai vedere anche tu, Alessandro, la tua maglia. Come stai? Tra l'altro. No, sto bene, tu? Molto molto bene, grazie per queste belle emozioni. Hai recuperato, come sta la tua gamba? Sì, sta bene. Sto bene. No, sto bene, era importante per me essere presente qua, anche se non in campo, stare col gruppo, e è venuta fuori una grande vittoria, siamo contenti. Adesso altre 2 partite per terminare una stagione che fino qui è andata benissimo, perché sono arrivati 2 trofei su 2. Sì, è stata una bella stagione, ovviamente vorremmo finirla al meglio, sappiamo che non dipende solo da noi, quindi staremo a vedere quello che succede, sicuramente daremo il massimo alle ultime 2 partite. Grazie ragazzi. Grazie a te, ciao.